Sportivi, benvenuti dal Palacus, dal Centro Universitario Sportivo di Palermo. Oggi ci sono in campo i migliori, o molti tra i migliori, dei giocatori siciliani di futsal in una splendida sfida targata Futsal Sicilia, lo Star Game, la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale. Non diciamo contro, perché onestamente vedere molti tra questi ragazzi in campo insieme è veramente una festa, anche perché insomma, davvero, vedere Musumeci contro Torcivia, quattro tra i migliori portieri della regione, veramente una gioia. Ricordiamo ovviamente che anche oggi si disputa una finale importantissima tra Melilli e Regalbuto, che assicurerà il posto ad un'altra siciliana nel massimo campionato, e almeno 5-6 tra i ragazzi di entrambe le squadre potevano essere oggi in campo, quindi capite bene quanta sia la qualità che oggi abbiamo a disposizione. Le squadre sono schierate in campo in completo con maglia rossa e calzoncini e calzettoni bianchi, la Sicilia orientale, completino giallo con pantaloncini e calzettoni neri, la Sicilia occidentale. Andiamo subito a vedere le formazioni con due tecnici per parte. Iniziamo dalla Sicilia est, dalla Sicilia orientale, con Marcello Mittelman dell'Arcobaleno Ispica e Pietro Armenio della Megara Augusta in panchina. I portieri sono Sebastiano Tornatore, Meta Catania, Simone Fiumara, PGS Luce. Per quanto riguarda i giocatori di movimento, Salvatore Bruno con la maglia numero 4 della GER e col numero 3 Giovanni Messina, col 22 Carmelo Musumeci, il 16 è Balter Abate, col 20 Davide Di Benedetto, numero 10 Giovanni Corallo, con il 7 Danilo Longo, numero 9 Domenico Pasqua. Ovviamente nel corso della partita andremo anche ad approfondire relativamente alle squadre di provenienza di ciascuno dei giocatori in campo, ma insomma, se viene inquadrato Musumeci, dove gioca lo sappiamo un po' tutti. Andiamo con la Sicilia Ovest, Marco Cappello del Città di Palermo e Giuseppe Castiglione, Futsal Canicattì in panchina. I portieri col numero 1 Giglio, con il 25 Antonino Immesi, il numero 6 Giovanni Marino, con il 7 Marco Torcivia, numero 12 Vincenzo Madonia, numero 29 Aleandro La Rosa, 14 Gabriele Colore, con il numero 11 Anthony Isgro. I pivot sono Nino Cascino con la maglia numero 9, col 10 Salvo Muro e con il 23 Giovanni Montevago. È anche un piacere ritrovarci, insomma, da qualche anno, che 3-4 anni che non mi trovavo. L'ultima era stata proprio al Palacus di Palermo a svolgere una telecronaca. Saluto tutti coloro i quali magari hanno anche il piacere di ritrovarci nel complesso anche tra di noi. Il match che è iniziato, saranno tre tempi da 20 minuti con la Sicilia orientale che va subito a gestire il pallone. Cascino contro Corallo, la palla forse terminerà infatti in rimessa laterale. Nel frattempo ho avviato anche il cronometro per darvi anche idea di quello che è lo scorrere del tempo. Come dicevo proprio poco fa, saranno tre tempi da 20, in modo tale anche da variare tutte le rose e il roster a disposizione. Ancora la rosa con il destro, serve Madonia, gestione veloce. Io ve lo assicuro, è un match amichevole, è un match celebrativo, ma quando sei in campo i più forti contro i più forti, resta il clima amichevole, ma sicuramente non vuoi fare cattiva figura, quindi non vi aspettate una partitella magari dove ci saranno pochi gol o magari sarà una partita molto blanda. Nessuno vuole lasciare un centimetro di spazio, anche perché, vi ripeto,
molti di questi ragazzi spesso per motivi di categoria, di divisione, non riescono a incontrarsi nel corso dell'anno, e avere questa partita qui tra i migliori sicuramente è uno stimolo anche per loro. Cascino controlla col destro, potrebbe puntare e andare col mancino, oh, lo fa, ottima la chiusura di Benedetto, il pallone che termina in corner, Madonia col destro, ottima la parata di Tornatore. Sinceramente vederlo tra i pali qui al Palacus fa un certo effetto, perché veramente Sebi è uno dei portieri più forti d'Italia, non siamo qui a dirlo per una particolare simpatia, veramente sono dei ragazzi, lui, Carmelo Musumeci, Giovanni Messina, che stanno facendo grandi cose in Serie A, portando altissima la bandiera della Sicilia, lo dicevo poc'anzi, la festa anche da questo punto di vista. Ecco, e comunque vada, auguriamo il meglio a entrambe le squadre, sia al Città di Melilli che al Regalbuto, una delle due vincerà e andrà in Serie A, e quindi sicuramente ci sarà una siciliana in più nella massima divisione. Rimessa laterale, Musume ci chiede un po' d'acqua, rimessa laterale va di Benedetto, anche per Davide e Giovanni Corallo, una grandissima stagione in A2 con Mr. Mittelman, nonostante il girone d'andata un po' complicato, il girone di ritorno la squadra si è messa a posto e ha macinato una serie di risultati che ha fatto sì che, qualora l'andamento del girone d'andata fosse stato anche solo simile al ritorno, la salvezza sarebbe assolutamente arrivata. Occhio a Musumeci che va a puntare Cascino, sempre Musumeci che col mancino va a cercare la porta, non inquadrandola per pochissimo, ancora Madonia, Vincenzo quest'anno al Monreale, una buona stagione per lui, un mister La Bianca, ha centrato la salvezza anche in maniera qualitativa, non è stata una salvezza sofferta, ci sono state anche delle splendide vittorie, quindi più siciliane ci sono nel panorama del futsal nazionale e meglio è. Ancora Musumeci, va alla battuta della rimessa laterale, così è il tocco arretrato con la gestione della Sicilia orientale, che viene in questo momento affidata a Messina, che sta svolgendo il ruolo di centrale, vista la composizione particolare delle rose, qualche forfè a livello di centrale. Oggi la Sicilia orientale ha dovuto un po' reinventarsi, ma la qualità è tale, è tanta, che insomma ci si trova poi a divertirsi e a riuscire a creare un match del tutto gradevole, a dir poco, a livello tecnico. E non ci sono particolari problemi. Va Cascino con il destro, anche il parquet del Palacus sembra prestarsi molto bene, nessun problema di equilibrio, anche il pallone che sta girando abbastanza bene. Torcivia, occhiatacci al direttore di gara, voleva forse un fallo quando siamo al quarto minuto di gioco. Musumeci va a battere la rimessa laterale, il tocco sempre per Messina, in questo momento i tre giocatori più arretrati della formazione orientale sono tutti e tre di marca rossa-azzurra, metà Catania, ancora con Messina che va a cambiare gioco, Musumeci col destro, la buona sovrapposizione ancora di Messina, occhio alla scivolata di Vincenzo Madonia, io ve l'ho detto, è un match amichevole, un match celebrativo, ma quando ti trovi contro i migliori non vuoi assolutamente, non dico neanche sfigurare, che è impossibile che dei ragazzi come Torcivia, Madonia, Cascino, La Rosa possano sfigurare, ma ci mette ancora quell'impegno superiore che fa sì che la partita sicuramente offrirà le sue dovute emozioni. Ancora a lottare Madonia con Corallo, forse un calcio di punizione, anzi rimessa laterale già battuta, va Cascino col destro, il pallone che sibila alla sinistra della porta difesa da Tornatore, rimessa laterale sempre per lui, ancora Di Benedetto che la scarica con l'esterno del sinistro a Messina, il pallone che viene gestito ancora dal giocatore rossazzurro Di Benedetto, autore, lo dicevamo, con Corallo, di una stagione fantastica. Sono due ragazzi che personalmente ho salutato prima della partita dicendo con uno splendido sorriso ci siamo ritrovati, perché mi ricordo i loro esordi in C1, quando magari io ero al culmine degli anni in cui svolgevo ogni settimana le telecronache, o comunque la C1 soprattutto era a girone unico, che personalmente non me ne voglia nessuno, la preferisco perché magari dal punto di vista logistico sarà un po' più impegnativa, però si affrontano ragazzi magari di Siracusa con i migliori talenti del, non so, Agrigentino o di Mazzara, è uno stimolo anche per loro. Nel frattempo La Rosa, il tocco sotto, non c'è nessuno, deve tentare lo scarico, Torcivia di prima, è il pallone che si spegne di poco al lato. Dicevo, Di Benedetto e Corallo li ho visti crescere in questi anni, anche se non più in cabina di telecronaca, ed è un orgoglio averli visti
maturare così. Oggi sono, lo dice la cronaca del futsal e anche del futsal mercato, due dei giovani più richiesti del panorama nazionale, vista anche la regola dell'under nella massima divisione. Ti ritrovi due ragazzi italiani così forti che tra l'altro giocano insieme, non so quale sarà il loro futuro, sicuramente gli auguriamo il meglio. Ancora Messina con Musumeci, che la gestisce. A proposito di italiani, quest'anno Carmelo Musumeci il miglior marcatore italiano della Serie A. Il tocco per Messina va un po' al blocco, Corallo quasi in pick and roll stile basket, Madonia, torci via, si fa vedere Cascino, tenta di scavarla Corallo, potrebbe darla Di Benedetto, la chiusura. Io quando vedo giocare Vicente Madonia, io so per certo che lui ci va con questo impegno in allenamento, figuriamoci quando va a affrontare un All-Star Game. E per questo è sempre stato un trascinatore, uno di quei ragazzi che in una squadra dà un apporto positivo anche solo negli equilibri settimanali del lavoro, per come si impegna e per come dà l'esempio un po' a tutti. E va adesso a gestire con il destro il tocco per Torcivia, nel frattempo si scalda Miranda, il filtrante per la rosa che non passa per un attimo. Leandro quest'anno autore di una grande stagione col Canicattì in Serie B, ha duellato, prima dicevamo in panchina ci sono Cappello e Castiglione, i due tecnici del Città di Palermo e Canicattì, che hanno duellato tutto l'anno per un posto in A2. E il campionato è stato tirato sino a 3-4 giornate dalla fine, se non sbaglio. Poi il Canicattì ha dato quella sferzata finale che ha legittimato una promozione, che tra l'altro ha infiammato di entusiasmo una piazza, lo diciamo con mister Castiglione, che tra calcio a 11 con la promozione in Serie D e la promozione A2 del Canicattì ha di certo vissuto una splendida stagione. Del Canicattì ce ne sono tanti, oltre mister Castiglione c'è anche Giovanni Marino, c'è Alejandro La Rosa, Gabriele Colore e Nino Cascino. Non è potuto essere presente oggi per motivi loro Virruso. Mamma Donia! È tornatore che la toglie dall'incrocio, ve l'ho detto che di gesti tecnici ne avremmo visti un bel po'. Sembra facile l'intervento di tornatore, era un fulmine all'incrocio dei pali, occhio alla scava. Quindi dicevamo, un Canicattì che ha senza dubbio vissuto, e anche Canicattì città, una splendida stagione sportiva. Ancora Torcivia, alla battuta del corner conseguente allo splendido intervento di tornatore. Occhio ancora Musumeci, e va a dribblare Cascino, la sterzata di Musumeci, il pallone per Abate, Corallo potrebbe andare alla battuta col destro, la finta ancora di Abate, lo scarico per Messina al centro. Nono minuto, siamo ancora a 0-0. Nel frattempo Muro Marino, Isgro e Colore pronti a entrare in campo. Musumeci porta il pallone sul destro, le finte sulla rosa, due che di finte se ne intendono. Musumeci, ancora il capovolgimento di fronte con il direttore di gara che ravvisa un calcio di punizione. Verrà battuto da Corallo. Nel frattempo ampia rotazione, potremmo dire così, e per fortuna così i ragazzi li vediamo tutti. A proposito di ragazzi, Anthony Isgro, che è l'unico calciatore della Sicilia occidentale a militare in IA, nel suo caso specifico in A2 nel girone C con la Roma, ha fatto benissimo anche con la formazione Under 19, di cui è stato costantemente un componente fondamentale. Una splendida vittoria anche con la Spagna. Anthony lo abbiamo visto crescere personalmente qui al Cusco, andava a 15 anni già si trovava a giocare con i grandi, potremmo dire così. Una volta ricordo un match di campionato contro il papà Gianluca, che militava nell'Acragas. Parata di tornatore, oggi Sebastiano si è venuto a divertire, ha già fatto almeno due interventi. Questo probabilmente è anche più difficile di prima, perché il futsal ha tutta una tecnica particolare nei fondamentali degli estremi difensori, perché non è che quando la palla è bassa vai in tuffo come nel calcio a 11, qui a volte vai con la punta del piede, devi avere un'elasticità tale che ti permetta di compiere interventi come quello che abbiamo appena visto da parte di tornatore. Va Musumeci, Messina
ancora Abate, che ha vissuto insieme a mister Armenio una grande, grande stagione con il Megara Augusta. Ha fatto in senso buono, ovviamente, un campionato a parte, ha vinto con ampio merito e si è assicurata la promozione in Serie B, e poi dietro Lavanderia, anche Via Grande, a duellare fino alla fine per un posto in finale playoff, che poi ha visto il Via Grande in finale col Villaurea. Una partita pazzesca, pazzesca, che è stata decisa all'ultimo, non dico all'ultimo secondo, ma all'ultimo minuto. Sì, ricordo che forse ci fu il tempo dopo il gol decisivo, forse per una sola azione, un'azione conclusiva. Quindi immaginate l'equilibrio di queste squadre che si ritrovano in gironi diversi, che qualche anno fa si ritrovavano insieme in C1. Ovviamente in questo modo ci sono più squadre in C1, ci sono più formazioni che possono ambire alla Serie B. Occhio ancora a Isgro, che va a controllare il pallone. Messina duella ancora con Isgro, che non ci sta e manda il pallone in rimessa laterale. Messina nel frattempo cede il posto a Pasqua, e Longo, che adesso va a prendere il posto, se non sbaglio, vediamo se sarà Musumeci a prendere il posto. Ovviamente pivot Domenico Pasqua, che ha fatto benissimo con l'Augusta. Un giocatore di... sicuramente Domenico, ora non ho i dati precisi, ma a occhio e croce sicuramente più di 1,90, abbondantemente secondo me sopra l'1,90 Domenico. Ed è chiaro che quando poi nel calcio a 5 hai bisogno del pivot e ce l'hai con questa forza, mamma mia, nel frattempo Musumeci a volo. E tra l'altro anche con la qualità di Domenico, è chiaro che è proprio il pivot per eccellenza, e non a caso il Megara ha fatto il campionato che ha fatto, anche grazie ai suoi tanti gol. Colore, uno degli artefici della splendida annata dei ragazzi di Mister Castiglione nel girone H di Serie B. Va Murò, che con Madonia e la maglia del Monreale ha giocato una buona, ottima stagione. Va Isgro a gestire il pallone senza particolari problemi. Cresciuto tanto Anthony, sempre stato propenso, predisposto in maniera naturale alla tecnica di base, bravo, fortissimo coi piedi, e ora sta maturando tutte quelle conoscenze, tutte quelle competenze, tutta quella esperienza che fanno sì che sappia quando deve tagliare, quando deve coprire. E anche il percorso in nazionale lo sta aiutando molto. Palermitano, figlio di Gianluca, che quest'anno anche lui si è ritagliato l'ennesima, oserei dire, grande soddisfazione della carriera, vincendo con pieno merito il campionato con il Termini in C1, il girone A, e l'anno prossimo militerà ancora una volta. Gianluca torna in Serie B. Il pallone che termina in rimessa laterale quando siamo al minuto 14. Io non amo molto le telecronache che vadano a divagare molto su dati e statistiche, si fa un po' occhio perché ci arriva Pasqua. È bellissimo ancora l'intervento di Immesi, non il primo, ma molto agile, bravo coi piedi. Immesi è anche una garanzia per le proprie squadre. Quindi vi dicevo, non amo molto le digressioni, le statistiche, dove è cresciuto, però sapete, il match è iniziato adesso ed è anche un'occasione per scoprire un po' di più questi ragazzi. Ma quando potrò, onestamente, cercherò di concentrarmi sull'andamento tecnico del match, con la rimessa laterale che viene battuta. Va a colore, si fa vedere Isgro, che riceve, chiama il pallone Murò. Forse c'è un fallo, no, si libera Murò, il tiro, tornatore. Secondo me Sebastiano, questi palloni che noi a dir poco, a malapena vediamo, lui li vede al rallentatore, io ne sono quasi sicuro, come quando nei film di Spider-Man c'erano i sensi di ragno, gli arrivava un pugno a velocità supersonica, lui in realtà vedeva in slow motion, aveva il tempo di evitare, di calcolare, di osservare. E lui, devo dire che secondo me certe volte fa anche così. Il pallone che viene dato sull'out di destra, ancora guardate come la copre in questo caso Longo. Danilo quest'anno ha militato con il Mascalucia, giocando l'ennesima stagione di grande qualità, oltre
che quantità, sempre lui che va a puntare all'avversario, Longo, il pallone per Pasqua, gestisce Abate, tenta un elastico se non ho visto male, Muro la copre un attimo e il pallone che termina in rimessa laterale quando il primo dei tre tempi da 20 minuti si avvia alla conclusione. Pallone per Pasqua sulla zona della tre quarti, va a Longo, c'è un falletto, qui c'è un bel falletto. Il calcio di punizione che verrà battuto in questo momento da uno tra Bruno e Abate, con Pasqua che si avvicina anche, può essere che vorrebbe andare alla battuta, che soprattutto magari non qui perché il parquet del CUS è molto grande per essere, penso rappresenti le dimensioni massime di un terreno di futsal, di terreno da gioco di futsal, in un campo molto grande sicuramente Domenico riesce anche a sfruttare la sua battuta, penso a, magari al, non so se il Melilli gioca ancora nella palestra dove qualche anno fa feci diverse telecronache, piccola, molto un catino di tifo, però secondo me almeno 6-7 metri più piccolo in lunghezza del CUS, e quindi palla battuta Pasqua, ritocco in corner, e quindi quando il campo è piccolo penso anche ad esempio al palazzetto di Altofonte dove gioca il Monreale, praticamente quando hai un calcio di punizione da centrocampo è come se ti trovassi a battere un calcio piazzato dalla tre quarti, vista la distanza non molto ravvicinata. Ancora Pasqua che la copre, la mette al centro, Montevago ruba il pallone, Abate lo sbuccia un po' con Immesi, probabile che i portieri facciano un tempo per ciascuno. Muro, la palla che viene data da Alberto Miranda, Alberto è tornato al CUS dopo tre stagioni e ha ritrovato quel feeling, quell'atmosfera che lo aveva portato ad essere uno dei giovani emergenti del futsal siciliano e che si ritrovò poi a tentare anche l'avventura con altre casacche. Alberto è poi ritornato al CUS, è un 95, ha ancora 27 anni, quindi è sempre un giovane e si avvia verso la piena maturità dal punto di vista tecnico, e sicuramente CUS Palermo ha trovato quell'ambiente dove è anche una bandiera, dove è anche un simbolo, simbolo anche della politica del CUS Palermo, della ricerca dei giovani, magari anche forti e magari anche universitari. Alberto ha tutte queste caratteristiche, nel frattempo che a Pasqua secondo me deve andare alla battuta altrimenti poi verrà un po' chiuso, infatti è così, è la formazione di Mister Miosi che ha costruito le basi per una stagione, la prossima, che potrebbe vedere il CUS davvero a recitare un ruolo da protagonista nel girone A di C1. Se n'è andato Muro, occhio nel frattempo che è rientrato la rosa, si fa vedere Miranda, il tocco un po' arretrato per Miranda, sempre la rosa che gestisce con la suola del prima sinistro e poi destro, ancora Miranda, Muro lungo linea, infatti è così, Montevago. Quest'anno Giovanni col Città di Palermo ha fatto bene, come ha sempre fatto, non è questo quello che voglio dire, ma veramente firmato alcuni gol soddisfacenti, belli da vedere, con cattiveria, con personalità, spesso durante anche ripartenze della squadra avversaria, arpionando il pallone al centrale, andando a pressare, una fame e una cattiveria che spesso anche per chi guarda la partita dice mamma mia come gliel'ha tolta e come poi è andata a fare anche il gol. Occhio al pallone al centro, Immesi, suo compagno di squadra, finisce nel frattempo il primo dei tre tempi, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Ovviamente non si tratta dei tempi della durata solita del futsal, ma sono tempi da 20 in maniera da dare ampio raggio, ampio spazio a quanti più ragazzi possibile dei big presenti oggi sul parquet del Palacus, il centro universitario sportivo in via Altofonte 80 di Palermo, la polisportiva e il centro sportivo che rappresenta sicuramente insieme al centro d'allenamento del Catania Calcio due delle grandi eccellenze a livello di polisportivo e centro polifunzionale della Sicilia. Il pallone
che verrà poi rimesso in gioco per l'inizio del secondo tempo, con in questo momento Mittelmann e Armenio da un lato e Cappello e Castiglione dall'altro, che vanno un attimo a dare le loro indicazioni. Perché io ve lo dico, che sia l'allenatore o che siano i giocatori, quando ti trovi qui poi vuoi far bene, e vuoi far bene anche perché sei circondato da qualità, e quindi è una qualità che poi vuoi andare a mostrare anche voi nel vostro lavoro, nel vostro sport. Magari mi ascolta qualche ragazzo che gioca a tennis piuttosto che a basket. Se vi trovaste in un All-Star Game con gli altri migliori atleti della Sicilia, la vivete quasi come non un banco di prova, però un momento in cui dici: vediamo a che punto sono e vediamo a che punto sono gli altri. Vuoi fare bella figura? Vuoi assolutamente fare bella figura. E dicevo prima, Montevago e Cascino, due ragazzi del palermitano, Giovanni è di Palermo, Cascino Nino, se non sbaglio, è di Termini Imerese o di Casteldaccia, mi correggerete voi mentre che vanno bene in serie. In questo momento si trovano a vestire la maglia della Sicilia occidentale nell'atteso All-Star Game, che va un po' a chiudere la stagione sportiva del futsal siciliano, insieme anche alla grande finale di sempre in una sorta di momento verranno conferiti diversi premi che assegneranno che siano giocatori, che siano dirigenti, che siano allenatori. Il giudizio dei colleghi secondo me è sempre più bello, perché vuol dire che davvero viene riconosciuto ciò che hai fatto in maniera del tutto spassionata. Siamo pronti con l'inizio del secondo tempo. In campo per la Sicilia occidentale ci sarà Giuseppe Gio del Villauria, che insomma ha fatto benissimo anche playoff, lo dicevamo prima, ha battuto il Via Grande in una splendida finale. Miranda con Torcivia, La Rosa e Montevago. Per quanto riguarda la Sicilia Est, ci sono, già vedo, i due ragazzi dell'Ispica, Corallo e Di Benedetto, con Tornatore in porta. Vediamo poi quando andrà anche a parare Fiumara, Simone, che col PGS nel girone H di Serie B ha giocato anche lui un'ottima stagione. Si conoscono tutti, si salutano e vanno anche lì a fare un po' un punto della situazione i ragazzi in campo, e si ritrovano in quello che è un appuntamento che speriamo, anche con la pandemia che è passata e con tutto ciò che speriamo sia in fase di essere superato, di potersi ritrovare sempre sempre più spesso, perché ovviamente chi gioca in Serie B nel girone H gioca in un girone unico. Quindi per esempio Danilo Longo col Mascalucia, piuttosto che Simone Fiumara col PGS, quest'anno si sono incontrati con tutti i ragazzi, di gran parte dei quali nella rosa della Sicilia occidentale, giocano praticamente quasi tutti nel girone H di Serie B. Andiamo con l'inizio del secondo tempo. Dire che è volato il primo tempo, mi sono messo un po' lì a chiacchierare su quella che è anche la provenienza dei giocatori in campo, ma insomma, se prende la palla La Rosa, non, e voi che ascoltate siete appassionati di futsal, non devo di certo spiegarvi dove gioca Leandro o dove si trova a militare quest'anno, che campionato ha giocato, lo sapete qual è il suo ruolo. Però non è detto, magari anche il futsal viene scoperto ogni volta da appassionati di discipline diverse, e insomma ricordare di cosa si tratta fa sempre piacere. Ancora Musumeci, il pallone per Di Benedetto, tenta di scavarla, la sfera che resta lì, Torcivia, il taglio per Montevago,
che la deve coprire per la rosa. Si fa vedere Miranda, occhio al mancino di Alberto che potrebbe tentare il dribbling, infatti lo fa fintando il passaggio. Ha un po' illuso o tentato di farlo, in realtà no, perché poi è stato controllato il pallone ed è stato mandato in rimessa laterale. Ancora il tocco col pallone che va a barcare la soglia dell'out del terreno di gioco del Palacus. Calcio di punizione che viene battuto da laterale dell'Ispio, che va a riceverla ancora una volta. Musumeci, Messina controlla il pallone, tenta di ricevere più che altro l'1-2, ma insomma la pressione è anche abbastanza alta, non è facile ritrovarsi poi a completare un 1-2, che è una giocata che presuppone spazio. Magari ognuno di loro può farlo quando gioca con avversari un po' meno qualitative, figuriamoci oggi. Ancora Corallo, che con la suola la porta avanti molto molto velocemente. Ancora il pallone che viene controllato da Di Benedetto, il dribbling, la chiusura di Miranda, che secondo me ha lasciato un po' di ginocchia sul parquet, perché è andato in scivolata, però per fortuna che è parquet e non è il sintetico. 2 minuti e mezzo del secondo tempo, il pallone che viene controllato, ancora il tentativo, guardate Montevago che va a darla, forse c'è un falletto, sì, fallo ai danni di Marco Torcivia, con Davide che si va a scusare. Qualora Davide mantenesse la permanenza nell'arcobaleno ispica, è probabile che l'anno prossimo si affronteranno anche nel girone H di Serie B. Torcivia e Davide Di Benedetto, nonostante abbia tante richieste, magari potrebbe anche decidere di restare a casa, una scelta un po' anche personale per poter continuare una storia che parla anche di radici, perché gioca nella squadra della propria terra e personalmente questa, che mi conosce lo sa, è una scelta che apprezzo sempre moltissimo. Il portiere del Sicilia Occidentale, Giuseppe Giglio, che va a chiamare il pallone con la rosa, che la dà a Miranda, si fa vedere Montevago, ancora la rosa che va a puntare il diretto avversario, la rosa tenta di farla passare, occhio a Miranda che ovviamente non tenta il fallo su Musumeci, Corallo che la manda alta. Se era in campionato il fallo lo spendeva Alberto su Carmelo, e c'è anche la voglia insomma di non fare un fallo in una giornata anche di festa, anzi soprattutto. Ancora la rosa e si trova bene a mandarla per Torcivia, Marco che dice non mi aspettavo che passasse tra tutti questi avversari, invece passa. Citiamo anche Damiano Greco e Gabriele Cascino, che oggi hanno la soddisfazione di arbitrare e di ritrovarsi da arbitri siciliani tra molti dei migliori atleti siciliani, non tutti ovviamente. Io come dico sempre ragazzi, godiamoci anche l'atmosfera, magari qualcuno in queste settimane ha detto ah non avete convocato Tizio, non avete convocato Caio. Io personalmente mi trovo qui a fare la telecronaca e non mi sono ovviamente addentrato nei dettagli relativi alle convocazioni, però mi pare evidente, anche lo dico un po' dall'esterno, trovandomi fondamentalmente in questi anni a occuparmi delle vicende del CUS e quindi non a vivere a 360 gradi il panorama siciliano, è evidente, è normale che se tu dovessi convocare tutti i migliori dovessi fare 6 squadre, 8 squadre, perché abbiamo la fortuna di averne tanti ragazzi forti in Sicilia. Magari in un anno consideri anche l'andamento del campionato, come è andata la stagione. Certo, se in questo momento in cui è dato Marco Torcivia non vive una stagione stellare, ma una stagione sempre su grandi livelli, vista la sua qualità, è normale che poi a Torcivia lo vai a convocare. Come fai a non convocare Marco Torcivia? Se Marco è in attività va convocato personalmente, quindi trovo anche... uso questo termine, evitabili alcuni giudizi anche giusti, perché è normale che si dice non è stato convocato Tizio e Tizio è forte, è giusto che oggi dovrebbe essere qui, ma come facciamo a fare
17 squadre per convocare tutti i più forti, quindi comunque viviamola sempre come una festa, anche se magari non ci sono tutti i nomi che vorremmo, ma l'importante è che poi sono ampiamente considerati quando si vanno a valutare i migliori giocatori del panorama siciliano, anche se magari oggi non sono indistinti. Ancora Dorcivia che va a puntare il diretto avversario, ogni tanto accelero un po' e mi faccio trasportare dalla cronaca della partita. Va la rosa, viene fronteggiato da Messina, Messina che tra l'altro in Serie A di avversari da affrontare ne trova tanti, anche molto forti, è un bel banco di prova anche per Alejandro contro un elemento come Messina, che di certo per giocare nel meta dimostra ampie qualità e che, vi ripeto, è anche questa, esempio Murò, Salvo che va a affrontare Musumeci, sicuramente per lui sarà una soddisfazione personale, anche vedere come si muove, anche un movimento da studiare, da osservare. Ovviamente a Salvo l'auguro, però magari nel breve, nel brevissimo non sarà facile che si affrontino in campionato meta e Monreale, no? Una abilita in Serie A, una in Serie B, e quindi anche per questi ragazzi l'occasione di cimentarsi e di mettersi alla prova contro gli avversari. Buon dribbling col pallone che passa sotto le gambe del diretto avversario, e il calcio di punizione che verrà battuto da Isgro, lo fa in questo momento, la sfera viene controllata da Marino. Giovanni ha disputato una grande stagione col Futsal Canicattì e non a caso si è laureato campione e l'anno prossimo giocherà in A2. Occhio al fallo di Murò, forse no, quando siamo al settimo. Il pallone con Musumeci che va a gestirlo, con Isgro che va a fronteggiarlo, sempre Corallo. Tra l'altro Giovanni, devo dire che per essere un non solo giocatore di futsal, ma anche un forte giocatore di futsal, ha una struttura atipica, perché ha praticamente le gambe il doppio di molti degli altri ragazzi oggi in campo, e quindi è normale che questo lo porta a coprire con il corpo, a avere anche qualche gestione bassa del pallone, perché sa che con le gambe riesce a attutire il colpo di molti avversari. E quindi se sei forte fisicamente, se sei un generoso, se sei anche forte tecnicamente, è normale che fai strada. Ancora Marino, tocco per Isgro che risente fino a un certo punto della pressione. I giocatori forti di calcio a 5, anche di calcio a 11 oserei dire, secondo me si vedono sotto pressione. Inutile dire Pirlo piuttosto che Seedorf, piuttosto che Redondo, piuttosto che Modric, Kroos, cioè Iniesta, Xavi, Thiago Alcantara, cioè quei giocatori che li puoi pressare in tre, hanno una consapevolezza tecnica, una fiducia nei propri mezzi, un tasso qualitativo tale che il pallone, non dico che non lo perdono, può sempre succedere, ma comunque ti danno quella sensazione di tranquillità nel gestirla, poi è anche coinvolgente, è anche bella. A volte ci dimentichiamo, quando si tratta di futsal o di calcio, che la cosa più importante è il modo con il quale tratti il pallone, con il quale gestisci il pallone, che è lo strumento fondamentale, l'attrezzo del mestiere. Ancora il tocco al centro con Musumeci che copre il pallone, forse è fallo. Pazzesca se la partita finisce 0-0, perché è equilibrata. Non sto vedendo una differenza abissale nei, ovviamente non nei ritmi, però nel modo in cui le squadre ci tengono a uscire dal campo a testa alta. Ecco, e questo sinceramente non avevo dubbi, conoscendo molti dei ragazzi in campo, e questo poi lo stiamo vedendo anche nel concreto. Isgro, Marino, Murò. Rientra e cambia gioco Madonia. Con il destro ancora per Isgro, che tenta l'1-2, lo chiede. Corallo. Viene rubato il pallone da Murò, non riesce a tenerlo in campo e il pallone termina in rimessa laterale. Quando siamo, ve lo dico subito,
al decimo, siamo esattamente a metà dello Star Game, perché sono tre tempi da 20, quindi un totale di 60 minuti. Se io, che non sono particolarmente ferrato in matematica, riesco a fare anche 60 diviso 2, se non mi sbaglio, ecco, che bella che suona in rovesciata di Marino, a metà di 60 e 30, e quindi dovremmo essere a metà percorso. Ancora la rimessa laterale viene abbattuta da Abate con il suo numero 16, Walter, ve lo dicevo, del Megara Augusta, fresco di vittoria del campionato. Musumeci, dribbling secco su Madonia, ancora tenta il tunnel e la rimessa è dal fondo. Provate a superare in velocità con un dribbling così secco Madonia, che quando ti chiude la gamba la mette in una frazione di secondo, è normale che... Questo sia uno dei segnali del tasso tecnico che oggi c'è in campo. Ancora Sgro, punta il diretto avversario, sempre lui, potrebbe cambiare gioco, lo fa, la sfera che arriva a Murò. Sgro potrebbe cambiare gioco, sempre lui, la palla che termina in rimessa laterale per la Sicilia occidentale. Viene naturale dire est e ovest, un po' seguo abbastanza il basket e ovviamente lo star game per eccellenza, che è quello di NBA, è quello fra est e ovest, che così poi anche c'è, ci sono le conference che vengono divise proprio in est e ovest, che poi in realtà sono quattro le divisioni. Occhio a Pasqua, che solo davanti al portiere tenta di saltarlo. Ottimo l'intervento di Gio. Le conference sono due, ma in totale i raccoppamenti sono quattro in quel caso. Allora, il rimessa laterale viene battuta ancora da Musumeci, il taglio, la palla resta lì, occhio che se Murò parte e poi non è facile, intervento di Tornatore che va quasi a lanciare in contropiede i suoi, 3 contro 3, 3 contro 3, il pallone per Abate, cambia gioco, va a Pasqua, potrebbe andare al dribbling, buono, ancora Gio. Vedete come esulta Giuseppe a un intervento. Una giornata come questa ci testimonia che quando poi la qualità è alta gli spazi si stringono e non è facile trovare. Bellissimo, a proposito di non trovare gli spazi, invece in questo caso c'era, con l'1-2 che viene chiesto da Pasqua e Bruno che glielo restituisce. Salvatore nella GR quest'anno in A2 ha fatto bene e si ritrova non a caso oggi tra i migliori elementi e protagonisti del panorama siciliano. Va Madonia, il tocco con l'esterno per Marino, colore, pallone che resta lì, va Abate velocissimo, può cambiare gioco verso Pasqua, sempre lui, va a puntare il tiro, ma l'ho detto io, 1 potrebbe dire Domenico è alto, si trova lì fisicamente. Si è fittante solo davanti al portiere. Va Gio. Diciamo che non è fallo, però frase tipica che non la dico da qualche anno, ma la sparo quando siamo al 15° del secondo tempo. Lascio la terza del giocatore. Sempre. Quando il fallo non c'è.
un attimo nel quale Cascino e Longo si sono trovati a duellare lì nei pressi del corner, sempre 0-0 qui allo Star Game. Cioè, se seguite il futsal, a me sta piacendo la partita, perché cioè devi trovare il varco anche tecnicamente, non è che come lo Star Game di altri sport dove finisce 130-140 perché non si difende. Ecco, qua oggi, a proposito proprio di questo, volevo dire, ci sono due fasi difensive che comunque non permettono alla squadra avversaria di riuscire ad arrivare alla conclusione, quantomeno in scioltezza. Ecco, questo assolutamente, assolutamente no. Ad esempio, in questo caso, uno scarico con sponda sul pivot che non trova sbocco, con il pallone sempre per la rosa, la palla resta lì, buona la chiusura di Fiumara, e c'è la chiusura ancora una volta, gli applausi del pubblico del Palacus. Va Cascino in duello con Messina, la palla che resta lì, sempre Cascino, punta l'avversario, lo può portare col destro, la conclusione e il pallone che termina sul fondo, il pallone che verrà rimesso in gioco da Fiumara. Messina che si fa vedere, anche Abate in questo momento che riceve il tocco in avanti per Longo, si fa vedere Pasqua, sempre Longo, va alla rosa a fronteggiare il diretto avversario, e quando è che termina il rimessa laterale. Se vi devo dire una cosa che mi sta piacendo oggi particolarmente, non ci sono time out. I time out però sono importanti per gli allenatori, io sinceramente non li amo quando si tratta di gare di campionato, perché vanno un po' a spezzare il ritmo. Ma se qualche allenatore mi sta ascoltando dirà: questo è pazzo, senza i time out come si fa a impostare anche determinate fasi di gioco? Ma io lo so anche, è che magari a me piacerebbe fare 60 minuti di fila, magari anche senza acqua, così poi mi ritrovo alla fine della partita e non riuscire a staccare anche le labbra. Ancora Colore, che Gabriele è già abbronzatissimo, però parte da una base già che lo avvantaggia, è scuro di carnagione, quindi in estate sicuramente non si brucia quando va a mare, a differenza del sottoscritto. Ancora la rosa che va a puntare all'avversario, sempre Madonia, la porta sul sinistro, la battuta non ne passa una. Colore che già dai tempi dell'Akragas, occhio Cascino che ci prova, Colore dai tempi dell'Akragas con mister Castiglione, un 2 che si intendono a meraviglia, e non a caso Gabriele ha giocato un ruolo da protagonista in un grande campionato del Canicattì, e che merita anche, perché ormai da diversi anni Gabriele va a produrre stagioni di qualità, con gol, con giocate importanti, con un'esperienza tale che ormai, e ovviamente oggi è qui per questo, lo pone tra i migliori assoluti nel ruolo del panorama siciliano. Ancora Madonia per la rosa che punta l'avversario, con Longo, lo scarico di Cascino che da quando è entrato è attivissimo, come se prendeva quella palla, ovviamente non posso dire se la palla sarebbe andata in rete, però da un paio di metri avrebbe sparato una bomba che Fiumara si doveva impegnare non poco per far sì che la sfera non terminasse in rete. Mi sono andato un po' a impalagare con una serie di tempi verbali complicati, magari spero di non averne sbucciato neanche uno. Va la rosa, Colore alla battuta, pallone che esce, quando siamo al 20esimo, non so se danno recupero il direttore di gara, vedo un fischietto che tende ad essere adoperato, vediamo se Domenico Pasqua chiede l'1-2, ma se la palla sempre lì è Giglio, mi sa che qui finisce il secondo tempo, vediamo un po', la rosa, Torcivia, la rosa sempre con Cascino che si fa vedere, i due compagni di squadra, anzi in questo momento i compagni di squadra sono tre, la rosa, Cascino e Colore con Torcivia e Giglio. Il secondo dei tre tempi che va a finire in questo momento, con azzeriamo il cronometro, ci troviamo all'ultimo intervallo di giornata per quanto riguarda il match giocato, perché poi ovviamente il terzo tempo ci condurrà al termine di questo All-Star Game, che ancora vede le squadre con risultato fermo sulla 0-0 a botte di ghiaccio sul collo di Corallo. C'è caldo, ovviamente andare ad arieggiare
i palazzetti non è facile, non siamo negli Stati Uniti, non siamo in luoghi in cui i palazzetti negli Stati Uniti ovviamente sono qualcosa di molto qualitativo, molto impegnativo. Il Palacusso è un'eccellenza del futsal siciliano, immaginate andarlo a condizionare, ecco, questo era il termine. Ma anche il palazzetto di Catania, il palazzetto di Messina sono sicuramente tre dei palazzetti più belli che ci sono in Sicilia, e l'aria condizionata non è assolutamente un qualcosa di fattibile, questi molto grandi, molto ampi, in cui ovviamente le porte vengono aperte di continuo. Però insomma, i ragazzi alla fine faranno la doccia, la faremo anche noi quando torneremo a casa. L'importante è che stiamo assistendo a un All-Star Game tirato, e di questo non avevamo dubbio. Nel frattempo vediamo Marcello Mittelmann a dare, e perché no, un appassionato, innamorato, pazzo del futsal. Marcello quest'anno, quando ha avuto la possibilità di giocarsela in A2 nel girone di ritorno, ha fatto vedere i sorci verdi a tanti avversari che comunque al momento in cui andavano a capire che l'arcobaleno si era rinforzato, sistemato un po' a gennaio, da gennaio a maggio poi sicuramente la situazione non sarebbe stata delle migliori quando si andava a giocare ad Ispica o quando lo si ospitava l'arcobaleno. Con Marcello che va a parlare, proprio possibilmente ovviamente vada a intuire sulla distanza di quello che è il fraseggio nella zona un po' avanzata al momento della conclusione, come anche cercare di trovare lo spazio o il varco giusto per battere a rete in un contesto in cui, dal punto di vista tattico, ovviamente i ragazzi non si conoscono tutti, molti sì, a volte ci sono anche tre compagni di squadra in campo, e questo fa sì che non sia facile non solo far gol ma anche produrre delle azioni che possano permettere di sbloccare la partita. Tutto pronto, anche probabilmente i giocatori che chiedono anche di riprendere perché la temperatura è alta e quindi prima si inizia, prima si porta, conduce in porto questo All-Star Game, che ovviamente non posso dire nel frattempo, cioè posso condotto da Alessio. Cadiz, Anda e Montevago con Giglio in porta per la Sicilia Ovest, di Benedetto, Messina, Corallo e Fiumara per la Sicilia Est. Il Palacus, che tra l'altro è gremito oggi, saranno almeno 250-300 vittorie, e devo dire che vista la domenica, vista la stagione estiva, vista che molti saranno anche a mare, andare a spendere un'ora e mezza della propria domenica qui per uno spettacolo di futsal è davvero anche il segnale che questo è uno di quegli sport che va a coinvolgere sempre. Basti pensare quante società di calcio, di basket, di volley maschile e femminile ci sono in Sicilia, e quante ce n'è di futsal, tantissime. Basti vedere i campionati di C2, i campionati di Serie D, non vi dico ovviamente quelli di C1, ci sono tante squadre in Sicilia, molte delle quali sono collegate ad esempio a impianti sportivi, a settori giovanili, ci sono gli under, ci sono le scuole calcio che sempre più fanno anche futsal, perché in un contesto calcistico nel quale il calcio italiano ha sempre più difficoltà a trovare talenti dal punto di vista tecnico, perché purtroppo non si gioca più per strada come qualche decennio fa, ma subito i ragazzi sono inquadrati in un contesto in cui spesso sono anche dei clienti. Tu mandi il bimbo a far calcio come se fosse un campus estivo o un dopo scuola, ma l'obiettivo è anche quello di farli maturare tecnicamente. La strada forse ci riusciva anche un po' di più, e ritrovare la tecnica, quello che ci insegnava la strada, non cadere a terra perché ti facevi male, far viaggiare velocemente il pallone perché il cemento è duro, inquadrare la porta magari fatta con due pietre o due zaini non vedendola,
Sono tutte queste cose istintivamente che sviluppavi e che magari oggi è un po' più difficile andare a formare nelle scuole calcio, e qui il futsal può venire in aiuto al calcio italiano, perché se tu fai, questo voglio dire, se tu vai a formare i bambini anche di 5, 6, 7 anni in spazi ristretti, con anche qualche fondamentale del futsal, e fai maturare la tecnica, questa poi se la ritrovano quando sul campo di calcio a 11 se tu sei forte forte negli spazi stretti, perché a pallone a me sta molto a cuore, perché ci sono tanti tecnici e istruttori nelle scuole calcio che fanno un lavoro sulla tecnica, sulla qualità. Però ovviamente questo è una parte, non ci riesco, perché comunque è anche per tirare avanti un'azienda, hai bisogno del rinnovo, dell'abbonamento, quindi tendi anche a far felici quelli che sono i clienti, i genitori, che il bambino si diverta, però magari a volte devi riuscire a coniugare divertimento e apprendimento, perché se scuola calcio vuol dire scuola, scuola vuol dire luogo nel quale impari. Sicuramente se il bimbo ha 5 anni fa scuola calcio, quando a giugno finisce l'annata deve essere più bravo tecnicamente rispetto all'inizio, cioè ovviamente devi aver migliorato, non conta solo essere lì perché si è clienti, ma imparare a controllare, imparare a far viaggiare in alto, andare subito a terra, a indirizzarlo, a calciarlo, sono tutti fondamentali, secondo me, sui quali il futsal può fare molto, e secondo me prima o poi comunque questo connubio diventerà sempre più forte. In caso che di calcio a 11 hanno anche una squadra, una giovanile di futsal, lo ha fatto la Juventus, lo ha fatto anche il Bologna se non sbaglio, perché essere bravi negli spazi stretti forma calciatori bravi tecnicamente, è una cosa che non può ovviamente sono due cose che vanno ovviamente di pari passo. Il tocco sempre per la rosa, scarica via. E il pallone che resta un po' lì con Corallo, lo fa con il destro di Benedetto, che va a controllare il pallone. Nel frattempo c'è Miranda che va a chiudere il diretto avversario, Corallo, e lascia la rimessa laterale a Musumeci. Carmelo che posiziona il pallone sul punto di battuta, lo fa con l'ausilio di Messina. Di Benedetto riceve lungo l'out di destra, il controllo secco. Secondo me questo era fallo, ma adesso la Sicilia Ovest riparte 3 contro 2. La rosa, la chiusura proprio di Benedetto, che poi si va a lamentare con il direttore di gara. Io vi ricordo sempre che siamo sul risultato di 0-0, quando il terzo dei tre tempi appena iniziato va la rosa a battere il calcio d'angolo, secondo me la vuole dare a Torcivia, infatti è così. Pallone che però non passa, chiamo Musumeci che se n'è in velocità, Gio la deve dare. La scarica anche particolarmente bene a Montevago, che la dà a Torcivia, gestisce col mancino Torcivia, davanti a lui c'è Corallo, lo scarico per la rosa, proprio lui che tenta il dribbling con Miranda che si sovrappone, potrebbe andare anche alla battuta di sinistra Alberto Miranda, il tocco per Montevago, ma la palla che termina in rimessa dal fondo sarà Fiumara a Messina, che la dà in avanti per Corallo, la copre, tenta di farla passare, un colpo di tacco, Musumeci traversa, l'aveva scavata, bellissimo, il tocco sotto di Musumeci, traversa, ripartenza, ancora Miranda, la dà a Torcivia, che però viene chiuso da Corallo, si stava per sbloccare il match quando siamo al sesto minuto del terzo tempo, visto che la palla in slow motion che si è alzata, ha colpito la traversa e si è spenta, pensavo per un attimo di Benedetto potesse dare al tapin vincente, non è stato così, ancora la rosa che gestisce lungo il cerchio di centrocampo, se ne va di Benedetto, questo sì che è fallo, è il pallone che termina adesso, è rimesso al fondo, ma il direttore di gara ha già optato per il calcio di punizione che verrà battuto da Messina
il tocco di Giovanni Messina per Di Benedetto, la palla che resta un po' lì con il laterale dell'Ispica che la cede ancora una volta al numero 3 del Meta, che potrebbe andare alla gestione del pallone con l'ausilio di Corallo. Va a puntare il diretto avversario, sempre Corallo, ci riesce forse tunnel, 2 contro 1, ancora Corallo, scarico Di Benedetto, la palla resta lì, è Giglio che va a far ripartire i suoi. Secondo me una delle due squadre la vuole portare a casa. E nonostante sia il terzo tempo di un match di esibizione, questo risultato di 0-0 non è particolarmente consueto. Torcivia, manca l'appuntamento con il gol. Quando siamo al 8° minuto, Torcivia che si lamenta forse per un calcio di punizione. La palla che è rimasta lì, ci sono state più occasioni negli ultimi 3 minuti che in tutto il secondo tempo. Weisgro con l'ausilio di Muro, entrambi con l'accento sulla O. Ancora Alejandro che va a provare il dribbling, viene però fronteggiato Corallo, veramente un toro fisicamente, non è, poi da lontano è palese, le gambe di Corallo sono praticamente il doppio di molti degli avversari in campo. Maggi a chiamare il pallone e a ritrovarsi lì a gestire la sfera e a rimetterla in campo con Isgro che va a far ripartire i suoi. È entrato in campo anche Marino, con il destro gestisce il pallone sempre. Può essere la partita con gli amici del giovedì. Fare due qualche ricordare, guarda che è un match amichevole, però tutte queste finte non me le fare più. E l'ho fatto volare per aria. Ancora il calcio di punizione a un paio di metri vicino il corner con Muro che la mette lì. Non me ne voglia, salvo se non mi ricordo se è destro o sinistro. Mi sa proprio che è destro perché mi sembra che sia una posizione da scarico. Infatti è così! E Madonia non riesce a produrre una giocata che potesse essere utile quantomeno alla sponda per un diretto avversario. Ancora Fiumara per Musumeci, che ha giocato quasi tutta la partita, Carmelo. Si potrebbe dire da fuori, magari uno star game non vuole essere lì, rischiare, non si sa mai, un fallo, una caduta. Carmelo l'ha giocata quasi tutta. Per Muro, Madonia la leva al compagno, si voleva girare ma non c'è riuscito e resta lì il pallone con Corallo, la sfera che viene gestita al numero 10 maglia rossa, maglia oserei dire mimetica rossa, sono tutte e due con base mimetica. Ancora Pasqua che la gestisce, non avverte quasi la pressione alle spalle, non so quanti chili ci siano di differenza fra Pasqua e Isgro. Ancora Marino, sempre lui che la copre e si gira, occhio che ti punta il pallone poi per Corallo. Non ci credo che... Vi dico la verità, io chiedo venia perché è stata probabilmente anche una mancanza mia, ma tutto poteva aspettarmi tranne che uno 0-0, certo poteva finire in pareggio, questo sì. Io non so se ci saranno i calci di rigore, secondo me sì, secondo me li fanno. Ci dovrebbero essere i calci di rigore direttamente con Marino che va a via il contropiede, ma la Sicilia Est che va subito a riposizionarsi. Weisgro a puntare l'avversario, non so se fa più le finte di prima perché poco fa lo hanno un pochino redarguito al riguardo. Va Madonia, elettrico come sempre il numero 7, no scusate, il numero 7, il numero 12 della Sicilia Occidentale, il numero 7, il numero 7 a ovest. Ha sempre un proprietario, si chiama Torcivia, con Corallo che gestisce il pallone, la pressione di Isgro, sempre Corallo che praticamente neanche si cura del fatto che qualcuno stia lì un po' a pressarlo, occhio che alla fine gliela rubano, va Marino, sempre lui, non c'è fallo, è il pallone che resta lì, Corallo subito per Pasqua, che va a puntare all'avversario, gliela leva Muro. Con l'aiuto di Sgro, Madonia ancora lui, riparte 3 contro 3, sempre Madonia, 1 contro 1, Vincenzo Madonia la deve puntare e poi va Pasqua a prenderla, se la allunga un po'
è la sfera che termina in rimessa laterale per la Sicilia Ovest, con Madonia che cede la sfera a Marino. Cambi veloci, nel frattempo Bruno ha preso il posto di Messina, sempre Sgro, le finte, il pallone a Marino, potrebbe ridargliela, la controlla bene Bruno con il destro. Musumeci si fa vedere, Pasqua la riceve, tocca in avanti, potrebbe andare anche a calciare, quantomeno a incrociarla, la sfera che resta lì, sempre in Messi che è ritornato tra i pali della Sicilia Ovest, riprendendo il proprio posto, praticamente mezz'ora ciascuno. Occhio a Musumeci, se gli dai un millimetro mette all'incrocio, sempre lui con il sinistro, che resta lì, Muro potrebbe avviare anche il contropiede lungo la linea laterale, sempre Muro, forse sfondamento, non è così, va Muro con Fiumara, la controlla il pallone, sì, ultimo quarto d'ora le squadre adesso la Sica la vogliono sbloccare, va Pasqua contro Madonia, lo salta ancora, bellissima azione, mamma mia. Forte, forte, forte Domenico Pasqua, forte. Io non l'avevo mai visto giocare perché negli ultimi anni non mi sono mai ritrovato a commentare una gara di un club della Sicilia orientale, veramente forte, veramente. La mia colpa che oggi Domenico, nel senso non che lo scopro oggi, ma è la prima volta che lo commento, che lo vedo dal vivo. C'è un pivot di 1,94 m, non so, così forte tecnicamente, occhi Sgro, la scava, bellissimo. Sempre lui, lungo linea, ancora per Pasqua, Marino chiude molto bene, in Messi, sempre lì. Ovviamente sono meno meravigliato dalle giocate dei ragazzi della Sicilia Occidentale perché mi ritrovo molto più spesso a vederli giocare. E l'anno col pallone che termina in rimessa laterale, il pallone ancora per la Sicilia Occidentale, vamos. Il tocco, Madonia gliela leva, benissimo, tecnicamente. Come se non ci fosse nessuno, il pallone che resta lì. Chiediamo a Riccardo Scardina, ci sono i rigori qualora finisca, sì, in pareggio? Ci sono i rigori. Nel 2018 la tradizione impone, come nel 2018 la tradizione appunto impone, esattamente tiri di rigore, anche per consentire a chi è che viene da lontano di raggiungere agevolmente la propria casa in una giornata domenicale che sicuramente porterà sulle strade tantissime persone. Allora ricordavo bene. Allora a questo punto speriamo finisca 0-0, però non lo so. Occhio che la palla rimbalza, pallone che resta lì. La sfera che viene controllata da Muro, che prova a saltare l'avversario, veloci! Occhio ragazzi, occhio. Occhio a Bruno che ha preso, si è fatto niente veramente, si conferma la tesi per la quale sti ragazzi sono fatti d'acciaio. Perché ha preso una bomba sul piede, anzi sulla parte interna dello stinco, si è alzato come se nulla fosse, un missile terraria sul piede. Vediamo se il pallone terminerà o meno in rete, in una delle due reti, magari in entrambe, un 1-1 in extremis. Pallone che si spegne, va a colore. Muro, Madonia, ancora colore, ancora lui, Musumeci, la palla resta lì, non c'è palla, 8-3 contro 3 adesso, pallone per Madonia, va Vincenzo che deve calciare, deviato, corner. Si sta divertendo anche il pubblico, si sta divertendo anche il pubblico col pallone che termina in rimessa. Un calcio d'angolo. Si vede anche dai termini. A diretta di Melilli. Corner colore, ci sono sia Cacci. Ovviamente entrambi pivot, entrambi lo stesso movimento. La sfera.
la Veronica, ancora lui! Che Veronica che ha fatto! Mamma mia, come lo ha evitato! Il tocco per Murò. Lui che Veronica, ragazzi. La fine, colore fuori di un soffio, arrivano anche gli applausi, il pubblico si sta divertendo. Il pallone che viene gestito da Bruno con Musumeci, a volte parte Musumeci a chi è in aria, si ritrova al limite dell'area avversaria, sempre il pallone che resta lì, fallo forse su Cascino, va Musumeci, se ne va Musumeci, sempre lui, ragazzi. Ora in mezzo! Rimessa laterale. Quando parte Musumeci ha questa capacità di accelerare al piede. È una cosa fantastica, il pallone per Torcivia. Potevo dire altro, ma detergere mi piaceva di più. Ovviamente nel futsal, vabbè, non ve lo dico, siete troppo appassionati per dirvelo. Se resta qualcuno lì e il parquet resta umido. L'umiltà di Mister Castiglione, uno dei migliori tecnici siciliani, che ha appena volato in A2 e che non ha nessun problema per un attimo a spendersi perché i giocatori non si faccia male. Splendida persona Mister Castiglione, veramente anche un piacere rivedere tanti amici del futsal siciliano che non vedevo da un po'. Musumeci, che si fa vedere Di Benedetto, e l'ha visto, e l'ha visto Longo alla battuta, illusione del goal per il pallone che si spegne in rete, ma è quella verde che delimita il palazzetto. Rientra in campo Montevago, Cascino, tunnel ai danni di ancora Montevago che controlla il pallone, viene restituita la giocata, insomma i due si conoscono a memoria. Un saluto anche al presidente Giovanni Randisi che fa gli onori di casa oggi qui al Palacus del Centro Universitario Sportivo Presidente Cus Palermo. Siamo alla fine di un terzo periodo che devo dire ha visto il ritmo crescere di minuto in minuto, con spalle alla porta, occhio che fosse passa, vanno ancora a duellare i giocatori in campo, se ne va Torcivia, lungo l'out, tocco di mano, forse non è così, Musumeci, 2 contro 2, sempre Musumeci, finte, sempre lui, e la leva Montevago, 3 contro 2, la può dare a colore, forse però siamo un pochino defilato, Torcivia! E lo fa lui, Marco Torcivia! 1-0 della Sicilia Ovest. Che gol hai fatto, gli dice Cascino. Che vi ho detto prima durante il primo tempo? La chiusura di Montevago su Musumeci. Nel frattempo time out richiesto da Mittelman. La cattiveria con cui ha arpionato il pallone a Musumeci, la ripartenza, lo scarico per Torcivia. Io ve lo dico ragazzi, quando abbiamo fatto la diretta, questa la devo dire, quando abbiamo fatto la diretta con l'annuncio delle squadre, non ricordo chi, indirettamente di sabato, convocato uno che ha fatto solo 7 presenze, e si riferiva a Marco Torcivia. Ora, vi ho detto nel primo tempo, io capisco che magari questo ragazzo abbia fatto questa
hanno 36 gol ed è una cosa bellissima. Come fare Marco Torcivia per uno Star Game se tu stai convocando i migliori giocatori della Sicilia Ovest? Marco Torcivia in attività, lo devi convocare, è il più forte giocatore sicuramente degli ultimi 15 anni del panorama sempre, insieme ai tanti esponenti del grande città di Palermo, del grande futsal degli anni 90. E come fai a non convocarlo? L'ha fatto ora, gli arriva uno, ho detto la sta dando al centro, l'ha detto anche il portiere che mezzo metro fa la fine e la mette in porta. Ora Mittelmann, che ovviamente conosce Di Benedetto, gli fa girare la maglia e opta per il portiere di movimento, che tra l'altro a questi livelli ha ampio senso perché viene fatto in un certo modo. Vediamo se produrrà i frutti sperati. Messina, portiere di movimento, tira subito il pallone ancora per il numero 3, maglia rossa, va Musumeci, si fa vedere Di Benedetto al lato opposto, il tiro sempre Musumeci, se la perdi prendi il 2-0, non è difficile, non è facile rubargliela, sempre lui, il tocco per Messina, la mette al centro Di Benedetto che manca l'appuntamento col gol. Torcivia, porta vuota, non riesce a controllare il pallone, la palla che resta lì. Vediamo se la Sicilia Est ci regala i calci di rigore. Ancora Musumeci, il pallone per Messina, forse un po' lungo, Corallo, sempre Messina. Veramente una partita vera nel terzo tempo, l'è stata anche nei primi due, ma nel terzo ancora di più. Corallo tenta di far passare il pallone in uno spazio, in un varco che non c'era. Musumeci, Corallo, sempre Musumeci. Ovviamente i compagni ci hanno Musumeci, che fanno? Gliela do sì, non è che Carmelo le può saltare tutte e cinque. Cioè lo può fare, l'ho anche fatto spesso, però in questo caso è ancora più difficile. In teoria viene da dire non è che lo può fare, in realtà sì, mi contraddico da solo, lo può fare. Occhio che c'è un attimo di spazio, pallone per Di Benedetto, si potrebbe accentrare. Ah, bruttina, finisce qui, mi permetto di dire, stupendo All-Star Game, stupendo, bellissimo. Nel terzo tempo, partita vera, le due squadre hanno detto no, noi la vogliamo vincere, vabbè, io pure, allora giochiamocela alla grandissima. Le squadre, la traversa di Musumeci, le grandi azioni di Pasqua, il contropiede dei ragazzi dell'Ispica che hanno sperato un paio di occasioni il gol, le grandi parate di Tornatore, ma alla fine la spunta la si con la grinta di Montalto, lo scarico su Torcivia, il grande dribbling Ciumara che aveva fatto una partita, il gol dell'1-0 proprio allo scadere, cito tutti, Giglio, Immesi, Marino Miranda, Torcivia, Madonia, La Rosa, Colore, Isgro, Cascino, Muro, Montalto, Ciumara, Bruno, Messina, Ciabate, Di Benedetto, Corallo, Longo e Pasqua. Un All-Star Game bellissimo, verso i calci di rigore, e che invece ha visto le formazioni in campo regalarci è diventata gara a tutti gli effetti. Adesso ovviamente girandola di foto, girandola di complimenti, io devo vedere, tra l'altro devo dirvi, vedo anche che si sono divertiti, ragazzi, si sono divertiti, hanno giocato una partita vera, non era scontato, ma lo hanno fatto e hanno condotto in porto un All-Star Game che grazie all'LN di Sicilia, grazie all'ospitalità del Bus Palermo, grazie al grande operato di Giovanni Lombardo e di Riccardo Scardina, qui in questa sede odierna di questa edizione 2022 a Palermo, a Cus Palermo, devo dire una domenica pienamente domenicale, ha fatto divertire tutti i presenti, tanti, circa 300, qui al Palacus, che ci hanno regalato una splendida giornata di sport. Adesso si vanno a posizionare le targhe e i a centrocampo che verranno donati ai delle due squadre, la medaglia celebrativa di partecipazione per tutti e anche la coppa molto simbolica, ma devo dire che i ragazzi ci tenevano a vedere come sarebbe andata a finire, perché ho avuto il piacere di fare un terzo tempo splendido. Da un lato con mister Marco Cappello e Giuseppe Castiglione, dall'altro con Marcello Mittelmann e Peter Armenio, che si sono divertiti,
e anche tante. Mister Cappello con una grandissima data in Serie B, il sogno playoff. Mister Castiglione con la vittoria del campionato, il sogno a due realizzato. O Marcello Mittelman che dopo un girone d'andata, il girone D di A2, nel quale ha avuto difficoltà, la squadra si è sistemata ed ha fatto un girone di ritorno spettacolare, ricordando a tutti come giocano le sue squadre. E mister Pietro Armenio che col Megara Augusta ha giocato un girone B stratosferico, vincendo meritatamente e ritrovandosi poi a grande soddisfazione la vittoria del campionato e il volo, il salto in Serie B. Le squadre tutte insieme, bellissima foto di gruppo, anche a fare gli onori di casa il presidente, lo diciamo prima, Cus Palermo, Giovanni Randisi, Giovanni Lombardo, ideatore, creatore di Futsal Sicilia e che ha trovato in Riccardo Scardina un grande compagno di viaggio, di lavoro, sia al Cus Palermo ma sia anche in ambito Futsal Sicilia. Riccardo, la sua esperienza a livello dirigenziale, a livello di futsal, che al CUS ha trovato anche un contesto nel quale divertirsi e perché no sognare, chissà cosa succederà l'anno prossimo. Ragazzi che si sono divertiti, pensiamo anche e ringraziamo i ragazzi ad esempio di Ispica, hanno fatto 4 ore d'auto, 3 ore e mezza, i ragazzi di Catania, di Augusta, insomma la strada c'è, venire qui non era scontato, ma per come si sono divertiti devo dire che ne valsa la pena, ne valsa assolutamente la pena per una partita che ci ha fatto divertire non poco. Adesso vediamo Riccardo Scardina proprio che parla, va, vediamo in questo momento a dare la medaglia di partecipazione a Carmelo Musumeci, stringe la mano al presidente Randisi e ringrazia tutti i presenti, bellissimo, bellissimo. Pasqua, Di Benedetto, Pate, grande stagione per lui, che Danilo Longo, tornato di vedere qui Messina e Fiumara, ha giocato una gara bella, fatta anche di bei anticipi, le sue caratteristiche, Pietro lo fa spesso, indovinate, scusate, nel PGS Luce, indovinate che ha fatto quest'anno una grande stagione in Serie B. Adesso ci saranno le due targhe che vengono date ai due direttori di gara e si sono ritrovati e noi dobbiamo fare complimenti a Damiano Greco che ricevono la targa di partecipazione a questo All Star Game, che devo dire anche per quanto riguarda loro sono sicuro che li renderà orgogliosi, perché se sono qui vuol dire una cosa sola, sono due tra i migliori arbitri siciliani di futsal. Adesso le medaglie di partecipazione ai ragazzi della squadra, della formazione della Sicilia Ovest, che per dover di cronaca dobbiamo dire che si è aggiudicata la partita con un 1-0 di Marco Torcivia. Vanno a ricevere la medaglia di partecipazione Marco Torcivia, Vincenzo Madonia,
Aleandro La Rosa. Immaginate tutti nella stessa squadra se fossero indistinta. Ah, sarebbe bello. Sarebbe una grande squadra per la Sicilia occidentale che perlomeno potrebbe giocare in A2, minimo. Tutti questi ragazzi che, anche Salvo Murò, Alberto Miranda, Anthony Sgro, Nino Cascino, riceve anche lui la medaglia, Giovanni Marino, Gabriele Colore, i due portieri ottimi oggi, Giglio, Giuseppe, ha giocato un grande scorcio di partita, grande soddisfazione per lui a culmine di una grande annata, Antonino Immesi, forte, e a proposito di giocatori forti, anche Giovanni Montevago, che riceve la medaglia insieme ai due tecnici, mister Giuseppe Castiglione e Marco Cappello. Pensate, un anno a contendersi la Serie A2 e alla fine dove si ritrovano in panchina insieme. Adesso è il momento del trofeo. La targa per il patrocinio di oggi. Una targa probabilmente. Ringraziamento al presidente Palermo Giovanni Randisi, ha fatto i numeri di casa, riceve la targa. E la coppa, il momento della coppa. Sarà proprio Giovanni Randisi a premiare la formazione della Sicilia occidentale. A chi la dà? Da numero 7. Qualcuno diceva ma cosa convocate allo Star Game? Convochiamo Marco Torcivia, è un esempio per tutti. Fino a quando è in attività, è in attività personalmente allo Star Game ci deve essere. Ma quando giochi a pallone, a futsal e giochi contro una squadra forte, la coppa la vuoi, secondo me se la porta anche a casa. Sono convinto che se la porta anche a casa. Si fa anche la foto. Eterno. Chirico. Anche dei quattro ragazzi. Con mister Castiglione. Gli amici, io onestamente ho avuto il piacere oggi di raccontarvi questa bella partita. Ringrazio Futsal Sicilia per l'invito, sento sempre a casa, sempre in famiglia, con la famiglia Futsal Sicilia. Ho questa bella partita, coloro i quali hanno sentito la mia voce dopo qualche anno stanno vedendo, ma li saluto affettuosamente perché siamo un po' più spesso, magari lo faremo l'anno prossimo con le partite qui. Palermo, una grande festa di futsal con molti di questo sport della nostra regione. Alla prossima.